Buongiorno a tutti, siamo qui oggi a presentare Nicolas Schiappacasse, un giocatore preso nell'ultimo giorno di mercato, che si è reso protagonista nell'ultimo sub-20 dove è stato vice capocannoniere del torneo, segnando 4 reti, un ragazzo di grande prospettive. Nella prima parte della stagione Nicolas ha giocato in Spagna, nel Rayo Majadahonda, diciamo, lo spagnolo non è il mio forte, dove ha collezionato 15 presenze tra campionato e Coppa del Re. Arriva qui da noi con la formula del prestito per 18 mesi, questo grazie al lavoro della società, del direttore Faggiano, che sono riusciti a instaurare rapporti con la dirigenza dell'Atletico Madrid. Questi 18 mesi Nicolas avrà modo di farsi conoscere, di far vedere le sue qualità e noi come società valuteremo se insieme poi alla società Atletico Madrid, nei tempi e nei modi opportuni in futuro, se si potrà trasformare il prestito in qualcosa di diverso. Auguriamo a Nicolas e diamo il benvenuto in questa grande famiglia e gli auguriamo di togliersi grandi soddisfazioni con la maglia crociata addosso. Passo la parola a lui. Faccio una breve introduzione prima delle domande. Ovviamente io sono qua in un angolo perché farò da traduttore, tradurrò le vostre domande, poi tradurrò le sue risposte. Vi chiedo, visto che è la prima intervista per lui qua a Parma, di presentarvi con nome, cognome e testata. Cercherò di tradurre le vostre domande sul momento, poi la risposta ovviamente lo lasciamo rispondere, poi vi dirò cosa ha risposto. Prima di tutto, se volete una domanda, pensavo di farla io, visto che c'è un po' di dubbi sulla pronuncia del suo cognome, direi di farlo pronunciare a lui. Pues lo primero, la pregunta la hacemos nosotros, pues te pedimos si puedes pronunciar tu nombre y apellido, porque aquí no todo el mundo sabe cómo se pronuncia, así que si se lo puedes decir. Sí, Nicolás Schiappacasse. Pues así que ya no hay duda. Pues si no, ci sono dubbi. Empezamos con las preguntas, ¿vale? Perfecto. ¿Chi vuole iniziare? Yo. Un secondo, che serve il microfono. Francesco Monaco della Gazzetta di Parma, siccome comunque è di proprietà dell'Atletico, volevo chiedergli se aveva visto la partita di ieri sera e si è sentito in qualche modo coinvolto a livello emotivo nella partita dell'Atletico contro la Juventus. Pregunta gli agli dell'Atletico Madrid, si viste il partito che a noce li siete sentiste per il partito. Sì, muy contento perché bueno, es el equipo que me conoció y siempre voy a estar agradecido y sí, la verdad que sí, ganarle a un equipo grande como Juventus siempre es, me hace, bueno, yo no estoy jugando en este momento, pero sí me hace muy feliz porque están jugando dos compañeros míos, que es Diego Godín y José María Jiménez, que justo ayer tuvieron la suerte de hacer los goles y bueno, sí, la verdad me pone muy contento. Sì, ovviamente l'ha visto, è molto contento anche perché l'Atletico Madrid è la squadra che l'ha scoperto, diciamo, è molto contento anche perché battere un avversario come la Juve, forte come la Juve, non è facile, ed è molto contento anche per alcuni suoi compagni, come ad esempio Godin, che tra l'altro ieri ha segnato, insomma, che è molto felice per la vittoria dell'Atletico. E ovviamente adesso gli chiedo anche, visto che mentre si perfezionava la trattativa lui era in Sud America, cosa è riuscito a sapere in tutto questo tempo del Parma, visto che comunque probabilmente l'ho saputo all'ultimo momento, era là a giocare, magari pensava appunto alle partite del sub-20, e cosa è riuscito a imparare della storia di questa società? Se te pregunta che già che quando si fermò la fichaje stava nel sub-20, pues desde ese momento hasta ahora lo che conseguiste apprendere o conocer sobre Parma, sobre su storia e sobre l'equipo attuale. Yo siempre desde chico seguí el fútbol italiano, conozco Parma, conozco sus jugadores, conozco su historia y cuando me nombraron porque Parma estaba con ganas de traerme a mí, estuve muy contento y la verdad que me gustó mucho la idea y es un club histórico que bueno, voy a intentar dejar todo por este club. Che lui fin da quando era bambino seguiva il calcio italiano, quando ha saputo che il Parma era sulle sue tracce sostanzialmente non ci ha pensato due volte, era molto contento proprio perché il Parma è un club che ha una grande storia e
quindi proprio per questo insomma è stato molto felice di approdare in un club come questo. Buongiorno, Alberto Rocolotto, Tipo Pharma. Buongiorno. Chiedevo innanzitutto perché, tu in parte l'hai detto adesso, perché la scelta Parma e cosa ti aspetti da questa tua esperienza qui? In parte ya contestaste, pero bueno, ¿por qué has escogido Parma y qué es lo que te esperas de tu aventura aquí con la camiseta cruzada? Bueno, escogí Parma porque es un paso muy grande en mi carrera, el fútbol italiano, el calcio, un fútbol muy histórico, la Serie A, una liga muy fuerte que yo creo que en mi carrera me va a servir mucho. Y como lo dije antes, Parma para mí es un club histórico que me puede hacer crecer a mí y bueno, yo voy a intentar darlo todo por el equipo, que la verdad que estoy muy contento de tener estos grandes compañeros y estar en este gran club también. Che in parte appunto ha risposto prima, ovviamente perché è un club storico, però allo stesso tempo approdare in quello che per loro è il calcio, che per noi è la parola italiana, però anche in Sud America viene chiamato calcio associato proprio al calcio italiano, che è uno dei campionati più importanti del mondo, è un passo molto grande per lui, è molto contento di essere qua con questi grandi compagni che sta conoscendo in questi giorni perché è appena giunto. E sicuramente darà tutto per migliorare, è un passo molto importante per la sua carriera, lo vedo come una possibilità anche proprio di migliorare e imparare molto a Parma e nel calcio italiano. E chiedo se si può descrivere come giocatore, anche per chi magari lo conosce poco, che giocatore sei? Si può descriverti come quello, tu scalidades, tu... Sì, bueno, me gusta jugar come una media punta, manejo las dos piernas, la velocidad es uno de los fuertes míos y bueno, también me describo como un jugador que juega mucho con sus compañeros y le gusta siempre estar colectivamente dentro del campo, pero bueno, eso más o menos me describo a mí y ahora estoy cogiendo más el tema defensivo, que era lo que más me costaba a mí, pero bueno, el fútbol italiano es muy fuerte, entonces hay que estar siempre preparado y físicamente bien. Y bueno, eso más o menos es lo que más o menos me describo como jugador. Che lui si descrive come una mezza punta, gioca bene con entrambe, cioè può usare entrambi i piedi senza problemi, la velocità è uno dei suoi punti forti, ama giocare con i compagni, cioè di squadra, non cerca sempre la giocata solitaria, e la cosa che più diciamo, gli piace anche di questa avventura in Italia è il fatto che lui sta migliorando in quello che considera essere un punto su cui può migliorare, che è l'aspetto difensivo, e quindi farà di tutto per migliorare anche questo aspetto. Questa è la sua descrizione. Diciamo. L'ultima cosa da parte mia, cosa ti aspetti dal calcio italiano? Tu arrivi in una squadra che lotta per salvarsi, ovviamente avrai visto in televisione altre partite, sì. Napoli, Juventus, cosa ti aspetti dal calcio italiano? Del futuro italiano, sì. Del futuro italiano e... Per lo generale, del calcio italiano in generale, sì, e dell'equipo che il suo obiettivo è di non difendere. Bueno, primero che nada, estoy pensando siempre en el equipo. Yo lo que espero es salvarnos, que es lo que más o menos siempre se habla. Es un equipo histórico que tiene que estar siempre en primera división y se lo merece porque bueno, tuvo su historia, tuvo sus cosas logradas. Y bueno, eso más o menos. Después en lo personal, intentar tener la mayoría de minutos, poder hacer goles, que es lo que siempre me gustó a mí y por lo que siempre me referí. Y nada, pero intentar dar la mayor minuto y poder ayudar de lo personal mucho al equipo, que es lo que vine a hacer. Estoy muy contento, la verdad que me gustó cuando me dieron la oportunidad de venir aquí y bueno, está eso, espero que el Parma se quede en primera división, que es donde se merece estar. Lui pensa soprattutto alla squadra, quindi all'obiettivo comune, che è quello di salvarsi. Diciamo che l'importante è quello, cioè l'obiettivo di squadra, soprattutto perché il Parma cioè deve salvarsi perché merita di essere in prima divisione per la sua storia, in prima divisione, in Serie A, insomma, ci siamo capiti. Per la sua storia e per tutto quello che ha fatto, ovviamente a livello personale spera di ottenere più minuti possibili, di riuscire a segnare
che insomma, per un giocatore offensivo è sempre quello è l'obiettivo primario, ma soprattutto comunque aiutare la squadra. Ed è stato molto contento quando gli hanno detto che poteva venire qua a Parma, era molto contento e speravo di venire qui per dare una mano a questo club per riuscire a salvarsi e rimanere in Serie A. Sì, benvenuto Guglielmo Truppo, Radio Bruno. La scelta del 10 è casuale, era l'unico numero libero, oppure ti senti un 10 e se ti senti un 10 che pressione, cioè sai che questa maglia in Italia e nel calcio ce ne vale molto? No, me preguntaron qué número quería jugar y yo respondí que yo jugaba con cualquier número, pero y me dijeron que había tres números libres, el 7, el 11 y el 10, y yo siempre me gustó el 10, pero no porque me gusta, sí, porque el número siempre fue mi reflexión. Desde chico siempre estuve la 10 en el equipo que estuve siempre, en Uruguay, en el Atlético de Madrid, y siempre fue mi número favorito, entonces fue por eso. La scelta, insomma, quando ovviamente è stato preso dal Parma gli hanno detto che la 6 intanto non si poteva utilizzare, credo, no, che c'erano tre numeri liberi, la 7, l'11 e la 10. Lui ha scelto la 10, ma non per motivi particolari o non per essere supponente, anzi al contrario, semplicemente è che la 10 è la maglia che ha sempre utilizzato, che gli è sempre piaciuta fin da quando giocava in Uruguay da bambino, poi anche all'Atletico Madrid, quindi gli è venuto naturale scegliere la maglia che ha sempre utilizzato. Hai avuto modo di parlare con l'allenatore, immagino. Che tipo è secondo te l'avversa? Come l'ha inquadrato? Cosa ti ha chiesto? Has hablado ya con el entrenador y si eso es que te parece el entrenador del Parma y qué es lo que te ha pedido. Bueno, personalmente todavía no he hablado con él, es mi segundo entrenamiento de este, pero por la idea que tiene, es un fútbol que se repliega mucho también en la defensiva e intenta buscar el contraataque muy rápido para los delanteros. Y la verdad que sinceramente me gusta mucho la idea porque mi juego y mi fuerte es la velocidad, el dribbling y bueno, la verdad que para los delanteros es un factor muy bueno porque bueno, eso, intenta agarrar el contragolpe al equipo y te repito, mi velocidad es el fuerte mío, entonces es un juego que me puede venir muy bien. E non ha ancora avuto modo di parlarci in maniera approfondita perché è il secondo allenamento che fa qua a Parma, sicuramente ovviamente ne parlerà, però da quello che ha capito, insomma, anche parlando con altri compagni, il gioco che fa il Parma è adatto alle sue caratteristiche, cioè di chiudere tutti gli spazi e poi partire in verticale con verticalizzazioni rapide in contrattacco, gli piace molto proprio perché la velocità lui considera che sia uno dei suoi punti forti. E quindi è un gioco che secondo me a qualsiasi attaccante, cioè secondo lui, a qualsiasi attaccante gli piacerebbe, e quindi lui è molto contento di questo perché appunto può far valere le sue doti. Ti senti già pronto per giocare contro il Napoli, per andare in panchina? Cosa ti aspetti da domenica? Anche a livello personale, perché su di te c'è un po' d'attesa, abbiamo visto qualche partita nei limiti del possibile del tuo Uruguay, abbiamo visto comunque che... sei un ragazzo molto dotato tecnicamente. ¿Crees de estar listo ya para el partido del domingo, por ejemplo, para entrar en convocatoria en el banquillo y tal? Porque hay mucha espera sobre ti, varios, yo creo que el periodista mismo se quedó despierto viendo los partidos del Uruguay, o sea que pero mucha gente vio el partido, entonces te pregunta eso, si crees de estar listo ya para el domingo. Sí, bueno, yo intento tomar los entrenamientos como un partido siempre, me intento preparar de la mejor manera, la verdad que me pondría muy contento si tuviera unos minutos o estaría convocado con el equipo, pero sí, la verdad que por suerte vengo a un nivel bueno, físicamente me siento bien y bueno, si el entrenador me da lugar, lo voy a aprovechar al 100%. Che sì. Lui vive ogni allenamento come una partita, quindi darà il massimo tutta la settimana, ovviamente sarà contentissimo se verrà convocato o se addirittura avrà la possibilità di giocare qualche minuto, ovviamente è l'allenatore che decide, lui si attiene a quello, qualsiasi opportunità gli verrà data cercherà di sfruttarla al 100%. Ciao, benvenuto, Francesca De Vincenzi, ciao. Parma Press 24. Questa è una curiosità più che altro. Il direttore sportivo dell'Atletico è Andrea Berta, che a Parma era praticamente nato calcisticamente o comunque cresciuto tanto. Ti ha detto qualcosa quando avete parlato di Parma? Ha raccontato qualche aneddoto anche sulla sua avventura a Parma? Che la
una curiosità, il direttore sportivo dell'Atletico Madrid è Andrea Berta, italiano che empezò casi desde aquí en Parma, y te pregunta si te comentó algo sobre Parma o te contó algo sobre Parma de particular. No, bueno, todavía no, yo no he hablado con él, se han encargado de hablar mis agentes, pero bueno, sí. Debe ser y es un club grande porque Andrea Berta tiene mucho recorrido en su vida y por algo está donde está. Y bueno, quiero también agradecerle a él por llevarme al Atlético de Madrid y bueno, nada, siempre le voy a estar agradecido porque es una gran persona y un gran trabajador. Que lui no, non ha parlato con lui, sono parlati tramite gli agenti e che in ogni caso deve essere un club importante anche proprio il Parma perché Andrea Berta ha fatto una carriera abbastanza lunga prima di arrivare all'Atletico Madrid e che lui tra l'altro coglie l'occasione per ringraziarlo perché l'ha portato appunto all'Atletico Madrid quando è sbarcato in Spagna e quindi lo ringrazia perché è una gran persona, un grande uomo e che gli ha, insomma, è stato utile alla sua carriera, diciamo. Un secondo al microfono. Se posso, perché quando ero piccolo io, quando eravamo bambini noi, il calcio uruguaiano era un calcio molto aggressivo e si diceva, siccome sono schiacciati tra Brasile e Argentina, ci devono mettere sempre quel qualcosa in più a livello di aggressività per essere al loro livello, tant'è vero che storicamente l'Uruguay ha sempre dato dei dispiaceri alle altre due sudamericane. E c'è ancora questa immagine, cioè è ancora un po' così anche per la sua generazione, e se sa che la parola spagnola garra, cioè tiene garra, ormai è diventato di uso comune anche in italiano, e se lui ce l'ha, ecco. Es una pregunta un poco articulada. Pues cuando era más joven él, pues el fútbol uruguayo pues era conocido porque era muy, muy duro también, porque estando entre Brasil y Argentina, que eran un poco más técnicos, pues los uruguayos tenían que echarle más garra. Entonces lo que pregunta él si es todavía así al día de hoy y si sabes que en Italia al día de hoy se habla de garra, con la palabra exacta que se utiliza en Uruguay, si lo sabías básicamente, se habla de garra aquí en Italia también. Sí, sí, lo sabía, me lo habían dicho. Uruguay, como dice el señor, siempre fue un país así, el fútbol es así. Yo tuve la suerte de jugar 2 años en primera división y es un fútbol muy fuerte, mucho contacto, pero bueno, uno se va acostumbrando y bueno, sí, pero eso de Uruguay es garra, como Cavani, Luis Suárez. Son jugadores que siempre quieren ganar, que tienen mucha garra y bueno, la verdad es admirable y bueno, nada, el fútbol uruguayo es así, el fútbol italiano yo lo veo un poco más táctico porque allá no es muy, muy técnicamente, allá es mucho de fútbol, mucho con contacto, muchas faltas y bueno, acá se juega más al fútbol, pero sí. Es parecido, es muy fuerte y eso, el fútbol uruguayo y el italiano tienen algo parecido que si uno se lo aprende le puede venir muy bien en el futuro. Que sí, que lo sapeva, la cosa della garra, è vero, c'è ancora oggi, lui ha fatto 2 anni in prima divisione in Uruguay, è un calcio molto forte, con molto contatto. Non è un caso che poi da Uruguay sono usciti giocatori come Cavani, come Suarez, che a proposito di garra, c'è gente che vuole vincere sempre e da tutto quello che ha. Il calcio italiano è un po' più tattico, però ci sono dei punti di contatto tra le due scuole, diciamo, e saper giocare in entrambi i campionati secondo lui è fondamentale proprio anche per la crescita proprio personale e per qualsiasi esperienza che possa fare in futuro.